sono molte malattie dermatologiche che sono collegate ad alterazioni del microbiota intestinale e/o del microbiota cutaneo e probabilmente per altre condizioni dermatologiche non abbiamo solo studiato ancora abbastanza questa connessione. Io le dividerei in due grandi gruppi. Nel primo gruppo mettiamo tutte le malattie infiammatorie croniche, come la psoriasi, la dermatite atopica. E in questo gruppo mettiamo anche le malattie autoimmuni, come la vitiligine o l'alopecia areata. In tutte queste condizioni è importantissimo studiare l'infiammazione, l'infiammazione intestinale e la disbiosi intestinale. Nel secondo gruppo ci sono invece quelle patologie che abbiamo sempre considerato infezioni, penso all'acne, ma anche alla dermatite seborroica, alla rosacea, alla pityriasi versicolor, che in realtà sono causate da microrganismi che vivono normalmente sulla pelle anche di tutti gli individui sani e che quindi dobbiamo iniziare a considerare non tanto infezioni quanto disbiosi cutanee. Comunque origini un'infiammazione a livello della barriera intestinale, che sia originata da un reale agente aggressivo o da un danno primitivo della barriera stessa, finisce sempre per crearsi un ciclo vizioso in cui l'infiammazione danneggia ulteriormente la barriera e la rende più permeabile. Questo è il meccanismo con cui nasce la Leaky Gut Syndrome. A questo punto, antigeni contenuti all'interno del lume intestinale, che siano batteri, che siano particelle di cibo, passano attraverso la barriera e arrivano a contatto con il sistema immunitario, che non è preparato a tollerarli, e quindi scatenano una reazione infiammatoria. A questo punto, pian piano, la reazione infiammatoria, che originariamente è solo a livello della barriera intestinale, diventa un'infiammazione sistemica e poi va a diventare anche un'infiammazione a distanza che può localizzarsi, per esempio, appunto sulla cute, come succede nella psoriasi o nella dermatite atopica. Come ho detto, i microrganismi che causano l'acne, la dermatite seborroica, la rosacea, sono microrganismi che abitano comunemente sulla pelle di tutti gli individui, anche quelli sani. Ed è curioso anche notare che sono microrganismi che appartengono a generi diversi: un battere per l'acne, un fungo nella rosacea, nella pityriasi versicolor, un acaro sembra nella rosacea. Questi microrganismi quindi non possono essere considerati come infettivi. Il problema può nascere in due modi: o i microrganismi della patologia sono in qualche modo differenti da quelli presenti sui soggetti sani, oppure è alterato l'equilibrio tra questi microrganismi e gli altri simbionti presenti sulla pelle che hanno il compito, tra l'altro, di tenerli un po' sotto controllo. È per questo che dovremmo smetterla di cercare come unico approccio terapeutico quello di uccidere questi microrganismi con antibiotici o antifungini, ma piuttosto cercare di creare, ricreare dove si è perso l'equilibrio del microbiota cutaneo. Come abbiamo già avuto modo di dire in altre occasioni, l'approccio della dermobiotica a queste patologie è un approccio a 360 gradi che prevede un ruolo importantissimo per la dieta, ma prevede anche l'utilizzo di probiotici in queste patologie. Per esempio, recentemente ho utilizzato sui miei pazienti e ho notato un effetto positivo di un complesso di probiotici sottoposto a brevetto, che è composto da tre lattobacilli, e in particolare il Lactobacillus plantarum PBS 067, il Lactobacillus reuteri PBS 072 e il Lactobacillus rhamnosus LRH 020, che sono già stati testati nella dermatite atopica e nell'acne. Sostanzialmente ho confermato che c'è un'evidenza clinica di supporto all'utilizzo di questi lattobacilli per via intestinale nel ridurre i sintomi tipici della dermatite atopica e dell'acne sia nel breve periodo sia anche a lungo termine.